Oggi torna Natura Juvens, la fitoterapia, la natura che aiuta, un viaggio alla scoperta della medicina naturale, della fitoterapia, la medicina delle erbe, l'aromaterapia, la medicina delle essenze, dei profumi, i fiori di Bach, i fiori che riequilibrano la mente, i cosmetici naturali che possiamo preparare in casa con l'aiuto gratuito della natura dei nostri territori. Eccola qui la nostra bella sigla che Carmine Marano fa scorrere in regia, questi fiori che sbocciano, questa animazione bellissima. E quando si parla di erbe e di piante medicinali, subito al nostro pensiero emerge la figura di Nicola Di Novella, eccolo qui, il nostro ospite, benvenuto dottor Di Novella, farmacista, geo-etnobotanico, cercatore e salvatore di semi autoctoni che le erbe e le piante le raccoglie lui stesso inerpicandosi sulle alture dell'Appennino Salernitano e Campano, poi le cataloga nel suo museo delle erbe di Teggiano che ha fondato, oppure le consegna alle aziende che le lavorano. Quindi di Novella è veramente uno degli ultimi epigoni della raccolta di quello che la natura, è vero, ha conservato al nostro territorio. Oggi la fitoterapia, le erbe e le piante per i disturbi intestinali. Da 20 a 40 su 100 di noi soffrono di disturbi intestinali, dolori addominali, gonfiori, diarrea, ostipsi, sono i sindromi della cosiddetta IBS, la sindrome dell'intestino irritabile, una condizione che in forme diverse o con diverse gravità colpisce tra 20 e 40 su 100 di noi, con costi stimati di circa 1.700 euro l'anno al paziente. Le cause non sono note, anche se di certo le alterazioni del microbiota intestinale e l'interferenza nelle complesse relazioni tra intestino e cervello, perché la testa qui ha il suo ruolo, dovuto allo stress per esempio, giocano un ruolo importante. Questa condizione si presenta in soggetti abbastanza giovani, di età media tra i 20 e i 40 anni. Dunque, allora, dottor Di Novella, parliamo di queste piante, lunedì scorso abbiamo parlato di quelle digestive, di quelle dell'apparato del sistema digestivo. Oggi invece partiamo dalle erbe con proprietà disinfettanti e antielmintiche, come si dice, cioè in grado di contrastare ed espellere i parassiti intestinali. Ecco, dicevamo di fronte all'aglio, uno dei parassiti, delle piante che ha curato da 3.000 anni a questa parte la presenza dei parassiti intestinali, perché le oleoresine presenti nell'aglio, e io voglio ricordare che nel nostro ambiente ci sono ben 14 specie di agli selvatici, questa è la felce maschia, e dalla felce maschio si tira fuori lo stolone, questo è il melograno. Del melograno come antiparassitario, diciamo, dell'apparato digerente e quindi dell'intestino, si utilizza la corteccia. Quando parliamo di cortecce, di radici, di semi, ci dobbiamo ricordare che i semi di viene fatto il decotto. Ecco qua i semi di zucca che dal passato fino ai tempi attuali vengono utilizzati triturandoli e utilizzandoli per avere una specie di cartavetro sulla parete intestinale interna che riesce a togliere perfino le teste delle tenie che hanno presente l'apparato boccale, presente degli ungini e quindi di difficile. E poi arriva la ruta. La ruta è una pianta che cresce a livello della nostra costa, i semi, quelli che si comprano nei durante le feste, venivano mangiati. Anche quest'uso di mangiare questi semi serviva anche ad apportare al nostro intestino una certa salute. Quindi si vede, usi e costumi del passato che potrebbero essere ben ripresi ai giorni di oggi. E veniamo agli antispasmotici, antispastici, insomma, naturali, intestinali, quelle sostanze naturali che assorbono i gas, riducono i gonfiori, riducono gli spasmi. Eccole qui. Eccoli qua. Per esempio abbiamo in questo caso la melissa,
Melissa officinalis, è un antispastico per eccellenza e agisce sia a livello di stomaco, sia a livello di intestino, sia anche a livello di apparato genitale, funziona come antispastico. Difatti i carmelitani con questa pianta facevano l'acqua dei carmelitani, che era l'acqua a base di melissa. Che contro gli spasmi dei giovini specialmente. Sì. E quindi una pianta, dicevano, antisterica. E poi c'è la menta. La menta è un'altra pianta, come tutte le aromatiche, che hanno anche la funzione carminativa, riescono a togliere sia dallo stomaco sia dall'intestino quella aria che molto spesso tra virgolette ingoiamo perché mangiamo velocemente e quindi insieme al cibo noi ingoiamo anche l'aria che poi molto spesso ci viene a dare dei fastidi. Bisogna ricordare che le preparazioni più semplici sono come l'infuso, come il decotto, come le tisane sono delle preparazioni e quindi delle forme farmaceutiche che arrivano direttamente sia allo stomaco che sia all'intestino, quindi l'uso di queste preparazioni farmaceutiche è la più opportuna. Sì. E passiamo alle piante cosiddette astringenti, antidiarroiche, utili a ripristinare il microbiota, come si dice, intestinale, cioè la flora batterica, trattenere i liquidi, ripristinare insomma il clima. Molti di questi sono degli alberi che attraverso i frutti, attraverso i fiori, questo è un acero, è l'acer campestris, e attraverso la corteccia dei rami giovani di questa pianta, questa è l'Altea officinalis, e quindi una pianta che attraverso la radice, noi utilizziamo questa radice perché procura questi benefici relativamente alla cura proprio dell'intestino, quindi non riescono solo a fornirci dei nutrienti che portano beneficio a tutto il corpo, ma poi agiscono a livello locale sulla parete intestinale. Questa è il Certis australis, è un albero che viene chiamato l'albero dei rosari, perché le bacche, piccole bacche, con queste facevano le corone, e poi c'è il biancospino. Il biancospino è utilissimo, perché la tintura madre poi di biancospino, che non è da confondere con il prunus spinosa, quando noi vediamo quell'arboscello direttamente qui, sul carrubo. Ecco, sul carrubo ho portato il frutto di un carrubo, Aciuscella nostra. Ecco, facciamola vedere un po' meglio, eccola qui. Questa qua, quello che chiamiamo Aciuscella, che noi riconosciamo, noi quelli della mia generazione, veniva utilizzato come nutrimento per i cavalli, per gli asini, per i muli, si metteva insieme alla renna cosiddetta, cioè insieme all'avena, è un addensante che oggigiorno entra in tutte le preparazioni, sia alimentari e sia farmaceutiche. Tutti i rimedi per i bambini che soffrono di diarrea, viene utilizzato in questi rimedi la farina di carrubo. Ecco, lei ha portato l'aglio, è sempre presente, ne abbiamo parlato prima. E questo è un aglio selvatico, è l'aglio mobile strada, insomma. Sì, sono insieme con noi, vivono con noi, la natura. Al di là di quello che si può credere che uno deve andare alla ricerca delle erbe, ma basta avere la possibilità di riconoscere, riusciamo a riconoscere anche vicino a casa nostra. Dovete sapere che Nicola Di Novella, prima di raggiungerci qui a Telecolore, a Quotidiano Medicina, gira un po' fuori casa e prima di imboccare l'autostrada, lui viene da Sassano, quindi dal Vallo di Diano, raccoglie quelle cose che gli sembrano utili per dare, come dire, più sostanza, più contenuto. Sì, più contenuto alla illustrazione. Abbiamo visto quindi le piante astringenti, le erbe astringenti, che sono antidiarroiche. Quindi quando sono molto utili, per esempio, gli attacchi di colite. Sì. Mi pare che dovevamo ancora andare avanti con il corbezzolo, è vero? Il corbezzo è un'altra pianta astringente. Vedete, io vi ho detto, gli alberi hanno molti frutti. Quindi quando teniamo la stessa marmellata che facciamo di corbezzola, dobbiamo sapere, se non utilizziamo molto zucchero, dobbiamo sapere che il corbezzolo è astringente. Per questa ragione viene chiamata
usurum plus, perché il sorbo è un altro frutto astringente, per cui questa specie di sorbo che si incontrava a livello del mare, questo è il corniolo, un altro frutto astringente che cresce sulle nostre colline. A proposito del corbezzolo, diciamo pure che doveva rappresentare l'Italia il corbezzolo, invece poi è stato scelto il pino, perché il corbezzolo tiene contemporaneamente i frutti rossi, le foglie sempre verdi e i fiori quindi bianchi. Il bianco, rosso e verde. Quindi il bianco, rosso e verde lo presenta sempre. E questa è la Cydonia oblonga, cioè il cotogno. Il cotogno, sì. Che c'è il melocotogno. E questo è uno dei gerani. Ho portato pure un geranio che non tutti sanno. Quando sentiamo che bell'aria fresca, che adore Malvarosa, e questa è la Malvarosa, è un geranio che viene coltivato così in tutta la Campania, a tal punto che viene utilizzato anche sia in tutte le preparazioni, come astringente sia come disinfettante. Ecco, questo è uno dei gerani. Geranium robertianum lo teniamo spontaneo. E quando andando poi più veloce, poi vedremo, poi non li vedremo. È il limone, il limone poi il mito. Disinfettante intestinale. Per eccellenza. Tenete un attacco di diarrea, spremete il succo di limone, bevetelo velocemente e diventa disinfettante. Limone, poi abbiamo visto il mirto, l'ortica, piantaggine, eccola qui, la quercia e questa è l'ortica, la piantaggine funzionano anche non solo come astringente, come astringente, ma anche come mineralizzante, perché sappiamo benissimo che quando teniamo diarrea perdiamo dei minerali, quindi queste piante forniscono anche a noi dei minerali. Ecco, dobbiamo andare veloci, a me dispiace proprio perché mi vorrei trattenere, soffermare su tutte queste piante di cui non abbiamo contezza, insomma, cioè noi li ignoriamo. Anche perché sono piante che vivono insieme a noi, quindi ognuno può benissimo raccogliere. Noi viviamo in città, non abbiamo consapevolezza. Ecco, abbiamo bisogno di disintossicarci, di rigenerare le cellule del fegato, stimolando la bile, il flusso della bile, insomma di depurarci. Ed allora puntiamo sulle erbe cosette piante colagoghe, che ci fa vedere ora Carmine Marano, le coleretiche. Questo è uno degli alghi selvatici, colagoghe favorisce la secrezione della bile, rendendola anche più fluida, per cui l'arenella o il colesterolo, e quindi fino ad arrivare a colesterina che si va a depositare nella cistifellea, tutte queste piante favoriscono l'espulsione, per cui sono importantissime, perché poi il fegato è tutto a regolare il nostro sistema digerente. Questa è l'Artemisia arborescens, cresce a livello del mare, l'Assenzio che teniamo noi a livello del mare, invece nell'interno abbiamo pure altre quattro specie di Assenzio. Questa è la bardana. La bardana è un ottimo depurativo anche, vengono utilizzate le radici di questa pianta e sono molto utili anche nei casi di chi soffre di diabete. Il carciofo ritorna un'altra volta, perché sappiamo benissimo come queste foglie, queste radici, questi semi contengono più sostanze, per cui non sono delle piante indirizzate solo in una certa patologia, ma si vanno ad entrare in molte patologie. Quando si agisce sul fegato sappiamo benissimo come regola il nostro organismo il fegato, per cui la cicoria. Abbiamo visto il cardo mariano prima, che lo abbiamo visto anche per le digestive. Sì, comincia a imparare qualcosa anche io. Sì, questo sì. La cicoria. La cicoria, dal punto di vista farmaceutico, viene utilizzata la radice di cicoria, noi utilizziamo le foglie a rosetta, cioè quando la pianta è giovane. E questo è l'evonimo. L'evonimo è una pianta di una certa tossicità, vengono utilizzate le cortecce di questa pianta e così anche del tarassaco, tutti conoscono oramai le proprietà depurative di questa pianta. È una pianta primaverile, è una pianta che attraverso il suo capolino ci rappresenta anche il sole, per cui è una pianta fortemente energetica. Ecco, dovete sapere che, insomma, Nicola di Novella, tutte queste piante
le porta a vedere a gruppi di persone che vogliono farsi una passeggiata in collina, in montagna anche, lui le porta in gruppi e le porta a scoprire queste piante che lui gelosamente valorizza. Sì, è importante questo sistema educativo alla natura, sì, perché anche gli adulti sì, diventano bambini, sì, esatto, con una grande voglia di comprendere e di capire, perché molto spesso tutti parlano di queste piante, chissà, uno pensa dove li vado a trovare e invece crescono insieme, sì, con noi, quindi mentre si dà l'informazione dal punto di vista terapeutico, uno fa anche educazione alla natura. Fa anche educazione alla natura, certo, al rispetto della natura. E concludiamo con le erbe, con le piante purganti e lassative, capaci insomma di regolare la nostra funzionalità gastrointestinale, efficaci quindi contro la stitichezza cronica, però provocare gli effetti collaterali che i farmaci spesso provocano. Perfetto, sono per esempio come l'avena, sì, nei semi di avena, sono contenute anche le mucillagini, per cui mentre ci dà questo effetto lassativo, perché bisogna pure distinguere tra lassativo e purgante, il purgante quando si agisce sulla parete intestinale in modo molto tra virgolette un po' più violento, invece il lassativo è quello che regola un po' l'intestino, lo fa rilassare, perciò si chiama lassativo, lo fa rilassare. Questa è la brionia dioica. Il camedrio pure è una pianta che adesso viene pochissimo utilizzata, però la troviamo presente nelle nostre teorie, molto utilizzata nel passato. E le foglioline del camedrio venivano utilizzate dai pastori per preparare delle sostanze caglianti sul latte. E vedete come la cicoria ritorna sempre, un'altra volta, sì, in la cipolla e poi la cipolla. Allium cepe è sempre un aglio, quindi noi la distinguiamo tra aglio e cipolla, però allium cepa è uno degli agli che teniamo presenti sulle nostre tavole. E la cuscuta pure per il passato è stata utilizzata, poi siccome è stata distrutta, perché la cuscuta sulle erbe funziona come se imbiccasse le erbe, per cui viene combattuta ed è distrutta. Lebbio, Sambucus ebulus, che poi involontariamente ha dato il nome alla città di Eboli. Ah, di Eboli, sì. Perché in dialetto quella pianta noi la chiamiamo Ievole, e anche di Eboli si parla di Ievole. Questo è il cocomere asinino, Ecballium elaterium, i frutti sono molto ricchi di antrachinoni, delle sostanze molto violente. Quindi se vogliamo dei purganti energici, questa che somiglia una margherita è l'enula, Inula elenium è quella, vedete, ritorna l'evonimo, di queste vengono utilizzate come lassativo, vengono utilizzate le foglie, sì, oppure la corteccia dei giovani rami a decotto, e questo è l'eupatorium cannabinum, cresce in tutti i nostri fossati, è molto distribuita in tutte le aree, sia dal livello del mare fino ad arrivare a lì. E poi c'è il frassino, Fraxinus ornus, da cui si può estrarre la mannite incidendo le cortecce, è un lassativo naturale, utilissimo per i bambini, sì, e in Sicilia coltivano il Fraxinus excelsior e producono la manna, sì, quindi oggigiorno ci sono molte cooperative giovanili che hanno ripreso. E poi non ci dobbiamo dimenticare la lattuga. Quando mi chiedono, Nicola, io soffro un po' di stitichezza, io dico sempre, la lattuga, prendi la lattuga, lessala, frullala, sì, aggiungi un paio di cucchiai di olio d'oliva, mangiala la sera e non avrai più problemi. E quindi ecco perché è importante la sera o durante il giorno mangiare queste insalate, il lino, la malva, poi piantaggine, sambuco e senape. E andiamo alle conclusioni. La prossima volta di che cosa parliamo, dottor Di Novella? Dobbiamo decidere un po', forse parleremo del sistema circolatorio. Sistema circolatorio. Cardiocircolatorio. Lunedì prossimo, quindi. Ricordiamo che tutte queste piante che ci fa vedere Carmine Marano
sono tutte piante autoctone, cioè che nascono sul nostro territorio, spesso le ignoriamo, mai viste. Lui ha portato... c'è la gossa a voler comprare le piante esotiche. Sì, che invece... E invece non sappiamo da dove vengono, qual è il loro percorso commerciale, certo. Invece noi abbiamo la possibilità di accoglierle da noi.